E ciao a tutti amici, benvenuti in questo secondo tutorial dedicato a Bixelangelo, questo programma che serve, come abbiamo visto, per creare degli sketch, dei disegni e PS che poi vengono utilizzati da Buffel Title. Con questi possiamo fare proprio dei disegni che trasformiamo in solidi oppure percorsi o linee, roller coaster e tantissime altre cose. L'altra volta abbiamo visto come editare dei punti, come regolarne le curve, e adesso proseguiamo con i comandi. Vai con la sigla! Facciamo un riepilogo veloce delle funzioni che abbiamo visto l'altra volta. Con la prima icona possiamo disegnare a mano libera. Una volta tracciato una figura, che può essere anche chiusa, con la seconda icona possiamo andare a editarne i punti. Questo pallino rappresenta il punto di partenza che abbiamo, dal quale abbiamo incominciato a tracciare la figura, e poi ci sono gli altri punti. Gli altri punti possono essere eliminati premendo il tasto destro del mouse, e possono essere editate le curve, che possono essere curva e può essere editata con simmetria, come vedete, o premendo A è possibile editarla singolarmente. È possibile aggiungere un punto premendo Alt e cliccando. È possibile aprire la figura selezionando il punto Ctrl Canc e si apre la figura. È possibile richiudere la figura solamente puntando sul punto inizio, quindi se io prendo questo punto e lo porto al punto inizio si richiude la figura. Per creare degli archi è possibile selezionare un punto e premere O, verrà un arco perfetto. Avendo 4 punti posso creare un cerchio sempre premendo il tasto O. Vediamo a cosa possono servirci e come salvare queste linee. L'altra volta abbiamo visto come queste linee possono servirci per creare dei percorsi dove agganciare degli oggetti o la telecamera stessa. Adesso invece salviamo queste linee proprio come disegni. Allora è il caso di una linea aperta, proviamo a tracciare una linea aperta e andiamo a salvarla. Andiamo su File, Save As, e qui abbiamo tutta una serie di opzioni che ci faciliteranno anche la creazione di animazioni o cose immediatamente. Però per il momento lasciamo tutto non spuntato e premiamo OK e andiamo a salvarci la nostra linea come linea curva aperta. Perfetto, andiamo in Buffel Title e ricarichiamo quella curva. Facciamo un nuovo progetto, possiamo anche cancellare la nostra scritta. Andiamo su Sketch Layer, andiamo a riprendere sulla directory linea curva aperta. Ecco qua la nostra linea. Adesso abbiamo visto che possiamo trattarla in qualsiasi maniera, dal colorarla eccetera eccetera. Una curiosità: se clicchiamo su un livello EPS e cerchiamo di aprire la nostra curva, il programma cercherà di chiuderla e quindi tirerà delle linee a chiusura della nostra forma, quindi otterremo una cosa un po' particolare. Vedete che la linea è la stessa, però appunto è stata chiusa. Ritorniamo a Bixelangelo e questa volta creiamoci una forma appunto chiusa. Possiamo fare anche una forma complessa e la andiamo a salvare. Non spuntiamo niente come prima e scriviamoci forma chiusa. Ritorniamo in Buffel Title e questa volta creiamo un livello EPS. Andiamo a prenderci forma chiusa e ecco la nostra forma.
che vedremo anche la tridimensionalità. Capita in questa maniera, è possibile crearci degli oggetti che poi sormontati o uniti formano degli oggetti 3D anche molto complessi. In questo secondo caso, se noi proveremo ad aggiungere un livello sketch e a prendere la nostra forma chiusa, il programma ci ritornerà solo l'outline, cioè il bordo. Questo bordo però comunque avrà uno spessore che sarà, come abbiamo visto la scorsa volta, quadrato, tondo, cioè circolare e via via con le varie forme. E però potremo anche, come abbiamo visto, utilizzare il write per poterlo scrivere. Un suggerimento: se creiamo un livello EPS con la forma chiusa e un livello sketch con la stessa forma chiusa, però che ci dà il bordo, e li uniamo entrambi all'interno di un contenitore, spostando il contenitore avremo questa figura, dove poi questa riga dell'outline può essere regolata, perché se ad esempio io scrivo flat, poi posso andare ad esempio a deciderne le dimensioni, come vedete, e quindi anche fargli coprire la zona che mi interessa e ottenere anche in questo caso cose complesse. E vedete che anche regolando pen size, ad esempio, posso andare a regolare il mio bordo, e quindi ecco qua, ad esempio, ho ottenuto una figura bevel, dove vi ricordo che in questo caso l'outline è possibile anche editarlo con il write e quindi andare a tenerne solo una parte, come sto facendo in questo momento. A questo punto subentra una funzione molto interessante, che è quella di poter ottenere un solido per rotazione, come avviene anche nei programmi grafici 3D. Se ad esempio pensiamo ad una simmetria, un asse verticale o orizzontale, possiamo creare facilmente delle figure. Ad esempio pensiamo ad un vaso particolare e disegniamone il profilo. Disegniamo il profilo di quello che può essere un vaso e ricordiamo di pensare le parti che saranno chiuse. Se vogliamo un interno di questo vaso, facciamo proprio il bordo completamente fino alla chiusura della figura. Dopo, ovviamente editando, tireremo dove la superficie sarà dritta. Una volta creata la nostra figura che servirà per la rotazione, ad esempio io adesso utilizzerò quest'asse verticale per far ruotare questa figura nello spazio e creare il mio vaso. La cosa importante è, prima di salvare, andare a centrare questa figura, perché non pensate che questi due assi siano il centro della griglia, purtroppo no. Dobbiamo creare il centro di questa figura, quindi andiamo su Edit e premiamo Centro, oppure il tasto C. Avete visto che questa figura è stata centrata secondo degli assi interni del programma, e andiamo a salvare questa figura come ad esempio, non so, vaso. Ora aggiungiamo un livello EPS e riprendiamo il nostro profilo. Eccolo qua chiuso. Andiamo un po' a ingrandirlo per vedere meglio cosa succede. Lasciamolo pure così e andiamo sul comando qui. Invece di solid, andiamo a cliccare sul comando horizontally revolved. In realtà è errato, perché una rivoluzione orizzontale non creerebbe un vaso, quindi diciamo che qua la rotazione è in realtà attorno all'asse verticale, forse non si fa riferimento all'asse. Comunque fidatevi, cliccate qui. Ecco qui, ovviamente bisogna fare un po' di pratica nel disegnare il profilo, pensando anche a un possibile centro che dipende da
dove andiamo a tirare l'ultimo punto della figura, e ecco qua il nostro vaso che è completamente tridimensionale, vedete, è chiuso sotto e siccome avevamo fatto il profilo è aperto dentro. Eccolo qua. Abbiamo già uno spessore perché abbiamo chiuso la linea. Se non chiudevamo la linea ottenevamo lo stesso la figura, però non aveva questo spessore. Adesso possiamo andare poi a regolare anche vari parametri che definiscono questo oggetto. Una cosa ovviamente molto carina è andare subito ad aggiungere una texture per rendere il nostro oggetto con le caratteristiche che desideriamo. Ad esempio lo faccio d'oro, ma potete inserire qualsiasi altra cosa, e abbiamo ottenuto il nostro vaso particolare. Possiamo andare ad agire sulle dimensioni. Attenzione che ovviamente agendo sulla dimensione verticale e orizzontale schiacceremo questo oggetto, per cui andiamo a vedere cosa succede. Lo schiacciamo o lo dilatiamo e lo schiacciamo dall'altra parte, però può esserci molto utile per definire anche questa la nostra figura, perché potremmo proprio volere un oggetto di questo tipo. Vi faccio vedere anche un mio trucco, se così si può chiamare. Perché in questa rivoluzione del nostro profilo abbiamo anche i gradi di rivoluzione. Infatti troviamo qui l'angolo di rivoluzione, che come sempre ha un inizio, una fine, scusate, a 360 gradi e un inizio a 0. Quindi tirando qui potremo far compiere non 360 gradi di rivoluzione, ma solo una parte, e quindi ottenere anche un oggetto aperto come ad esempio questo. Può servirci per delle canalette, delle cose sempre complesse o degli spaccati. Una cosa molto carina che io ho pensato, ad esempio, a ottenere un oggetto con più colori, più parti, perché se io ad esempio duplico questo livello, adesso andiamo a duplicare il livello, senza muovere l'oggetto vado a regolare l'angolo di rivoluzione. Però adesso ovviamente questo è un altro oggetto, lo dovrò unire ad un contenitore se voglio ruotare tutto assieme, ma posso andare a definire un altro materiale, altre caratteristiche. Ad esempio mettiamo argento, e adesso se andiamo appunto a unire ad un contenitore, ecco, ricordatevi di regolare il pivot point, basta andare su pivot point che sarebbe il punto di rotazione all'interno e in centro al nostro oggetto, in maniera che poi le rivoluzioni avvengano attorno a quell'asse, e adesso avremo, come vedete, facciamo per gli assi, il nostro oggetto formato da due colori, una cosa, due o più, perché se ad esempio invece di fare solo due duplicazioni ne facciamo 3-4, potremo ottenere un oggetto con parti multiple. Comunque, anche semplicemente cambiando e scegliendo accuratamente la texture, guardate che effetti particolari che riusciamo ad ottenere. Inoltre, ricordatevi che il nostro profilo può anche avere una rivoluzione sull'altro asse e quindi creare una forma completamente diversa. Qua abbiamo ottenuto una specie di coperchio strano, ma calcolandolo in origine dal disegno potremmo pensare appunto bene come far ruotare il nostro oggetto. E prima di andare oltre vi faccio vedere cosa è possibile ottenere dal pannellino del save, in maniera che possiate sfruttare tutte le possibilità di Michelangelo. Creiamo un nostro disegno, ecco qui, andiamo a salvare dal pannello, e dal programma è possibile
mettere un segno di spunta su questi quadratini e ottenere già delle animazioni o delle funzioni pronte in Waffle Title senza dover aggiungere nemmeno un layer. Ad esempio, proviamo a cliccare Spinning Logo. Ok, assegniamo un nome, salviamo e vedremo che nella directory troveremo già dei file Waffle Title. Se noi clicchiamo, otterremo già la nostra figura inserita in Waffle Title che ruota. Se dal pannello di salvataggio sceglievo testo scritto a mano, and the write test, e salvavo nella directory, mi trovavo e cliccando mi apriva Waffle Title con già pronto l'animazione. Sempre dal pannello è possibile inserire, se invece è un EPS solido, e salvarlo. In questo caso troverò solo il file EPS pronto per il caricamento e non l'animazione. Invece nel caso di Roll, che sta per Roller Coaster, cioè Montagne Russe, verranno attivate anche altre funzioni, cioè molto interessanti. La montagna russa in prima persona, la montagna russa in terza persona o un tunnel. La montagna russa in prima persona ci creerà un file già pronto dove la nostra figura è diventata una montagna russa e ci siamo sopra in prima persona, mentre ovviamente roller coaster in terza persona, e lo vedremo in terza persona sempre sul nostro roller coaster. Ed infine l'ultima opzione, che creerà un tunnel dove navigheremo all'interno del nostro percorso. Anche qui ovviamente tutto modificabile, come texture, velocità e tutti i parametri. Il parametro smooth non fa altro che ammorbidire le curve a seconda del valore che andiamo a inserire. Bene, io con questo tutorial ho finito qui. La prossima volta andremo a introdurre il 3D per disegnare le roller coaster e ad esempio ruotare la pista per creare dei loop o delle curve particolari. Prima di lasciarvi devo dirvi una cosa importantissima: se acquistate questo prodotto, e avrei piacere che me lo scriviate sotto questo video, e non installatelo immediatamente se avevate già la versione precedente, perché si perdono delle funzioni. Lo andremo a vedere nel prossimo tutorial come fare a mantenere anche il programma vecchio. Questo solo per chi aveva anche il programma vecchio. Comunque sarà una funzione che, su mia richiesta, verrà inserita anche sul programma nuovo, perché siamo andati a perdere gli ornamenti. Ma tutto questo lo vedremo nel prossimo tutorial, quindi mi raccomando, non mancate. Ciao, alla prossima.